Hello guys, io sono Shen e bentornati su Pokémon, gioco di carte con Tsunami online, live. Ebbene sì ragazzi, sono qui per fare il primo video della nuova serie dedicata agli spacchettamenti del gioco di Pokémon, gioco di carte connezionabili. Perché abbiamo un po' di novità da annunciare rispetto al vecchio episodio. Boh, ovviamente questo gioco è già uscito da un po' di tempo e il TCG ha già chiuso. E già ragazzi, i vecchi spacchettamenti purtroppo ormai non sono più eseguibili dopo anni e anni e anni di spacchettamenti. Dobbiamo dire addio una volta per tutte con il vecchio episodio della serie degli Opening Pack. Perché d'ora in poi, per spacchettare e divertirci nei nostri opening, dobbiamo usare il TCG Live. Il che comporta molte differenze. Il primo di tutti è il modo in cui noi recuperiamo i pack. Non si recuperano più con i soldi vari che si fanno tramite le missioni, ma con i cristalli. I cristalli che sono una valuta premium, che si prendono dal pass premium, insieme ad alcuni pacchetti, ovviamente c'è tanto che si prende in questo nuovo pass, è molto particolare ed è anche molto interessante, però a livello di video distrugge completamente la logica della serie che abbiamo fatto finora. Il perché? L'apertura di un pacchetto avviene istantaneamente una volta che tu lo prendi e ci sono solo 5 carte dentro che scorrono una sull'altra, non si può ingrandire nemmeno la carta, quindi non ho neanche la possibilità di leggervi cosa fa come ho sempre fatto. Nel caso io volessi comprare dei pacchetti, devo usare la valuta premium. Ovviamente questa valuta si può ottenere o tramite il pass lotta, tramite appunto completando le varie missioni, che ne appare due missioni ogni giorno, di cui una dà questa valuta premium. Però, tipo adesso sono 530, andare a prendere un pacchetto che costa 200 più o meno al giorno, ne puoi ottenere 50, non è il massimo, francamente non mi piace. Il fatto che non posso leggere le carte. L'opening pack è molto monotono e triste. Penso che con questo episodio possiamo chiudere definitivamente a malincuore la serie di opening pack di Pokémon. Io comunque vi lascio a questo video, che come vedrete ha una durata di 10 minuti, all'apertura di alcuni pack di questo nuovo titolo, giusto per lasciarvi il tempo di commentare sotto questo video. Se ne volete altri commentati, ma fatti in maniera un po' discutibile, o concludere con questo video la serie una volta per tutte. E sono molto più portato sotto molti punti di vista su questa scelta, ma lascio a voi la decisione. Quindi vi lascio ai spacchettamenti che ho fatto in questo primo episodio del gioco di TCG, gioco di carte collezionabili Pokémon Live.